all abbastanza autunnale, c'è ancora qualcosa di leggermente estivo, ma che si può tranquillamente mettere anche in autunno, magari con qualcosa di più pesante sopra. È un haul totalmente proveniente da OVS. Come sapete, sono diventata OVS People di settembre, sono molto felice di questa cosa, ve ne ho già parlato in un Get Ready With Me che, se non avete visto, vi lascio giù nell'info box. Cosa vuol dire essere OVS People? Vuol dire rappresentare in un mese OVS. Soprattutto negli ultimi anni OVS vende capi davvero di tendenza, di moda, che costano poco, quindi che cosa vogliamo di più? Io per questo motivo sono veramente felice di essere diventata OVS People di settembre, perché è uno veramente dei miei negozi preferiti in cui fare shopping, quindi ho approfittato di questa carica e ho acquistato diverse cose. Vi faccio vedere subito tutto perché sono cose che potete trovare tranquillamente in negozio, visto che le ho acquistate pochissimo tempo fa, qualche settimana fa, ecco. Però prima vi dico una cosa, anzi vi chiedo una cosa, vi chiedo un favore. Per tutti gli OVS People da settembre, quindi da questo mese fino a gennaio, è aperto un contest, quindi io vi chiedo se avete voglia di aiutarmi a vincere questo contest. È semplicissimo, basta andare sulla mia pagina OVS con il mio nome, la mia descrizione, la mia foto, di cui vi lascio il link sotto nell'info box, e poi c'è un riquadro giallo con scritto qualcosa del tipo "chi mi ama mi segua". Aspettate che guardo. Allora, c'è un riflesso terribile della mia luce, portate pazienza, però questa è la pagina di cui vi parlavo e di cui vi lascio il link giù nell'info box, appunto ci sono io, e poi cliccando qui "chi mi ama mi segua" diventate fan della pagina di OVS, della pagina Facebook di OVS. Diventando fan della pagina di OVS attraverso questo form, mi aiutate a vincere questo contest. Quindi, se avete voglia di farlo, mi fareste veramente un grande favore, altrimenti va bene lo stesso, non sono arrabbiata con voi. Io comunque vi tengo aggiornati nel caso dovessi vincere. Insomma, incominciamo subito a farvi vedere tutto quello che ho acquistato. Alcune cose sono un po' stropicciate perché ovviamente le ho già indossate, le ho già lavate, ma non le ho ancora stirate, quindi... Questa qui è la prima maglietta, che non è propriamente autunnale, però con un coprispalla sopra lo può diventare. È veramente stupenda, ha tutta questa stampa con il logo, con il simbolo dei Rolling Stone, e sopra c'è la scritta Mick Jagger. È parecchio grossa, è una L, perché io la volevo oversize, la volevo grossa, sapete che a me piacciono le cose grosse, le cose oversize, quindi potevo non prendere una L. Vi mostro questo leggings che è davvero favoloso, ragazzi. I jeans e i leggings di OVS sono il top del top. Io fino ad un anno fa non li consideravo, cioè proprio non li prendevo in considerazione. Poi una commessa mi ha consigliato di provarli perché mi ha detto che erano molto confortevoli, molto comodi. Li ho provati e non me li sono più tolti, sono veramente troppo comodi. I leggings direte tutti più o meno sono comodi, però secondo me questi sono ancora più comodi di qualsiasi altro leggings che è già comodo. Innanzitutto il tessuto è molto molto bello, è non leggerissimo, quindi non si vede, sapete, la pelle è una cosa che odio dei leggings, quando si vede la pelle sotto, però non è nemmeno esageratamente spesso, quindi secondo me è adatto sia all'inverno che all'estate, cioè io personalmente li ho messi quest'estate e li metterò quest'inverno. Poi la trama è bellissima, questa stampa, non trama, come si può definire? Un grigio sbiadito? Sì, possiamo definirlo così. Insomma, è una fantasia che mi piace molto. E con addosso una maglia leggermente lunga, dà l'effetto del pantalone, non dà l'effetto del leggings, quindi perfetto, bellissimo. Restando in tema, vi mostro un altro jeans che è veramente uno dei jeans più comodi che io abbia nel mio armadio. Infatti in questo periodo lo sto utilizzando veramente tantissimo, perché a parte che è bellissimo, con questo dettaglio sul ginocchio, sa molto di biker, che dite. Ha sempre questa fantasia un po' sbiadita. Poi, guardate, è veramente troppo elasticizzato, è fantastico, di un comodo che non potete capire. Chissà se mi ricordo i prezzi. Questa tipo sui 15 euro, 14,90. Questi mi sembra 16,90, non mi sbaglio, comunque il range, la fascia di prezzi è questa. Questi vengono 29,90, quindi per un jeans così comodo non è neanche tanto. Altra maglietta stropicciata che devo stirare,
la mia maglietta, cioè questa è la storia della mia vita, questo è il mio superpotere. Ho il superpotere di trasformare i soldi in scontrini, cosa più vera non esiste. E mi piacciono tanto queste borchette sulle spalle, insomma, fantastica. Poi vi faccio vedere due cose che mia mamma chiama le coperte, perché effettivamente sono un po' delle coperte, però io le amo con tutto il mio cuore. Questo è un gilet di lana, variegata, bianca e nera, e sotto tutte le frangette. È bellissimo, mi piace da impazzire. Me l'avete già visto addosso in diverse foto su Instagram, se mi seguite. Mi piace con un total look nero, perché è abbastanza importante. Adesso passiamo ad un'altra coperta. Anzi, questo è un telo da picnic che amo alla follia. Questo mi è appena arrivato dal sito, perché ho preso alcune cose online sul sito, mentre altre cose le ho prese nei negozi fisici. Questo vi dico anche il prezzo, 34,99. Questo non è proprio economico, però non è nemmeno un prezzo esagerato. Questo è perfetto per questa stagione. Possiamo chiamarlo un cardigan, un poncho, un... insomma, rimane... così. Ditemi che cos'è, io lo amo. Devo ancora metterlo. Io questo me lo vedo con un tubino nero, scarpe, queste che ho preso da BS, sono bellissime, sono degli anfibi, mi mancavano degli anfibi neri perché ho i Dr. Martens grigi, ma neri non ce li avevo. E questi qua mi sono piaciuti veramente tanto, hanno una forma fantastica, fanno la gamba magra perché appunto sono massicci. Eccoli qua, non sono assolutamente di pelle, ma lo sembrano. Sono comodissimi, ragazzi, io dentro ci metto l'alzatacco perché vi svelo così i miei segreti. Dentro alle scarpe io ci metto sempre un po' di alzatacco perché mi piace stare più sollevata da terra, mi fa anche meno male la schiena quando cammino tanto. Insomma, le adoro, le sto mettendo praticamente ogni giorno con qualsiasi cosa. Quindi io questo poncho lo vedo benissimo con un tubino nero elegantino, con questo che smorza un po' elegante e l'anfibio che dà il colpo finale. Le mie descrizioni, ragazzi, le mie descrizioni sono sempre una gioia. Io questo me lo tengo perché mi piace. Vi faccio vedere un'altra cosa che è ancora il cartellino, 22,99, è questa maglietta corta ma non eccessivamente. La particolarità sta però in queste maniche a campana meravigliose. Solitamente la manica a campana è una caratteristica dell'abbigliamento anni 70, un po' boho, chic, hippie, insomma, l'hanno chiamato in tutti i modi questo abbigliamento. In questo caso però è su una fantasia assolutamente non boho chic. Un altro jeans, anche questo forse ancora cartellino, sì, 34,99, costa un po' di più di quello di prima, questo non l'ho ancora indossato, quindi non so se effettivamente è così comodo come l'altro, è meno elasticizzato, però in camerino l'ho provato e l'ho preso proprio perché era comodo. È molto particolare, perché sulle ginocchia ha queste toppe di pelle, finalmente arriva l'autunno e finalmente posso rimettere l'abbigliamento di pelle a cui ho dovuto rinunciare in tutta l'estate. Insomma, mi piace tantissimo il fatto che questo jeans sia tutto strappato ma sotto ha le toppe di pelle, bellissimo. Poi il jeans nero ci sta sempre, ne ho parecchi di jeans neri e quindi questo l'ho acquistato per la particolarità che ha sul ginocchio. Abbiamo quasi finito con una borsa. Questa qui l'ha presa mia mamma, in teoria, però io gliela frego ogni tanto perché mi piace. Eccola qui, ditemi che cos'è questa borsa con tutte le borchie, questa stampa con la bandiera. Oltretutto si può chiudere in questo modo. E io personalmente la preferisco chiusa così, mentre mia mamma la preferisce aperta. Ecco, diventa una sorta di bauletto. Bella. Questa quanto costava? Sui 40 forse, 39. E niente, basta, perché gli anfibi me li ho già fatti vedere, quindi non devo più dirvi nient'altro. Mi sembra che i miei acquisti da OVS siano
finiti qui. Spero di non essermi dimenticata nient'altro. In ogni modo, su Instagram sto continuando a pubblicare foto anche di capi che non ho acquistato, ma ho provato in negozio durante la mia store experience insieme a Luisa. Luisa è una blogger di Torino che una volta aveva un canale YouTube. Io vi lascio giù nell'info box anche il link del suo blog, così se volete andarci a dare un'occhiata sapete dove andare a cercarla. Abbiamo passato veramente una bellissima giornata in via Roma, ci siamo scattate tantissime foto, vi dico soltanto che alla sera eravamo veramente esauste e abbiamo detto: adesso capisco il lavoro di Chiara Ferragni, cioè il suo lavoro è praticamente farsi foto dal mattino alla sera, e anche quello è stancante, ve lo assicuro. Niente, io spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, spero che anche questa mia nuova esperienza da VS People vi piaccia, e vi ricordo che se volete sostenermi, quindi se volete aiutarmi a vincere questo contest, sotto c'è il link, e insomma, grazie. Un bacione, alla prossima, ciao!